Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, sabato 10 novembre. Sono molto indeciso perché stiamo pensando a che cosa fare lunedì sera per Quarta Repubblica. Mi raccomando, ricordatevi Quarta Repubblica venerdì e lunedì sera alle 21.30, perché i temi all'ordine del giorno politici mi sembrano più o meno tre e sono tutti sui giornali di oggi. Vedremo quali affronteremo lunedì. Il primo tema è la Raggi, vedremo se e come verrà condannata. Secondo tema, perché poi vedremo anche se si dimette o no, secondo il... Ciao Luca, è un po' che non ci vediamo col mitico Donadel. Seconda questione da affrontare è ovviamente l'economia italiana, quanto rallenta, se rallenta, e soprattutto se c'è una responsabilità di qualcuno. Terzo elemento è questa porcata inaudita della prescrizione, che è il disastro vero che noi dovremmo andare ad affrontare quando entrerà in vigore, ma secondo me gli italiani di questo non se ne rendono conto. Buongiorno a Rita. Il punto fondamentale è che tra di noi qua nella zuppa ne possiamo parlare, siamo diciamo tanti, ma non come il pubblico televisivo, dove sono tantissimi, milioni di persone sono collegate alle 21.30 sulle televisioni e non tutte diciamo sono interessate alla politica quanto voi. La prescrizione sarà un disastro, cioè la legge per la quale dal 2020, dopo la sentenza di primo grado, non è più utilizzabile la prescrizione, quindi i processi potranno finire alle calende greche, e questa è una di quelle robe che forse più mi innervosisce nei confronti di questo governo. Due operazioni mi innervosiscono moltissimo: la prescrizione così come vista da buona fede, e l'altra è il decreto di dignità di Di Maio. Andiamo per ordine. La questione fondamentale di oggi è la eventuale condanna della Raggi. La richiesta è stata fatta dal PM di 10 mesi nei confronti del sindaco. Il motivo è che avrebbe detto una bugia e quindi avrebbe mentito all'autorità anticorruzione che è all'interno del Consiglio Comunale. E qui sulla questione Raggi, ragazzi, bisogna soltanto leggere il fatto per rendersi conto di come gli strilloni del Movimento 5 Stelle siano ridicoli, ridicoli. La prima questione che dice il fatto è i PM chiedono la condanna a 10 mesi, ma per il fatto la richiesta del PM Ielo scivola sul movente, perché il motivo per il quale la Raggi avrebbe detto una bugia e che se fosse stata indagata come Nogarin e come si sarebbe dovuto dimettere, ma dice il fatto, come dimostra il caso Nogarin e il caso Appendino e Pizzarotti, non il codice del Movimento 5 Stelle era già molto flessibile. Insomma, il fatto dice i PM sbagliano il movente, come se quella fosse la cosa fondamentale. Nel frattempo Travaglio dice che Raggi è stata colpita da una serie impressionante di indagini su di lei, tutte fondate sul nulla. Io sono d'accordo con Travaglio, anche però bisognerebbe che il Travaglio gli dovrebbe entrare in testa che non solo gli amici suoi, quando sono vittime della serie impressionante di attenzioni giudiziarie, sono degli eroi, ma questo avviene nei confronti di tutti i sindaci, di tutti i confronti degli amministratori locali, nei confronti di migliaia di persone, motivo per il quale noi, a differenza di Travaglio, siamo garantisti, mentre lui è garantista soltanto nei confronti di chi ama, tipo la Raggi, in cui dice serie impressionanti di indagini su di lei, tutte fondate sul nulla. Soltanto una settimana fa, andatevelo a leggere, Travaglio diceva che avevano fatto bene a indagare Salvini per la nave Diciotti. Allora, sulla Raggi sono tutte fondate sul nulla, sulla nave Diciotti, il giorno dopo che comunque è stato archiviato, beh, allora in quel caso non... Allora Carolina mi dice, un sindaco non è libero di nominare chi vuole? Allora sì, un sindaco è libero di nominare chi vuole, io penso che questa sia una grande bufala la questione del sindaco di Roma, però ragazzi la situazione è molto semplice, il sindaco nomina a capo di un dipartimento il fratello del suo segretario, questo è il concetto, che non aveva il suo segretario, viene poi condannato per corruzione. Se questo fosse avvenuto, cari amici miei, a un altro sindaco di un altro partito, di che cosa staremmo parlando? Caro Travaglio, cara Carolina, di che staremmo parlando? Che tu, sindaco, hai nominato, promuovendo, aumentando lo stipendio, su indicazione del fratello tuo segretario, un signore, e il fratello segretario poi viene condannato per corruzione. Ragazzi, ma di che stiamo parlando?
Certo che può nominare quello che gli pare, ma questo impasto, siccome la Raggi, va benissimo. Poi a me della Raggi non me ne fotte nulla. La vera cosa che mi interessa è che Roma fa schifo e che la Raggi non ha contribuito a migliorare Roma. Ormai sono 2 anni e mezzo che sta a Roma, perso più, sta perdendo il numero di assessori pari praticamente ai miliardi che stiamo perdendo in turismo, sviluppo economico e deficit di quella città distrutta. Oggi Gabi della Loggia sul Corriere della Sera ci dice due cose, una meritevole e l'altra imbarazzante. Quello imbarazzante è che lui ha votato la Raggi, complimenti. Che cosa devo dire? Molti io, che io conosco hanno votato la Raggi, complimenti. Cioè va benissimo, a me la democrazia non piace, ma comunque la rispetto. Però obiettivamente posso anche dire con tutta la mia forza che chi ha votato Raggi, visto che si capiva che cos'era il Movimento 5 Stelle, ha fatto una cazzata. E non è che abbiamo, possiamo dirlo? No, non lo possiamo dire. E oggi colui che ha votato Raggi fa una pagina intera sul Corriere della Sera dicendo che domani i romani devono andare a votare sì al referendum che sostanzialmente liberalizzerà i trasporti e privatizzerà l'ATAC. Su questa seconda parte sono d'accordo. Ma allora io mi chiedo che malattia ha, dal punto di vista di ragionamento intellettuale, Galli della Loggia. Da una parte dice che ha votato la Raggi e dall'altra vuole il referendum dei radicali sacrosanto sulla liberalizzazione dell'ATAC, e tu sai benissimo che la Raggi su questo, come AN per esempio, secondo me erano contrarissimi. Sulla Raggi vedremo più oggi pomeriggio cosa succederà. E poi l'altro tema di oggi è che Di Maio avrebbe avvisato la Raggi che se condannata deve sloggiare. Questa è la tesi, mi sembra, del Corriere della Sera. Seconda questione di giornata è la prescrizione. Bonafede oggi, sull'intervista al Corriere della Sera, ci dice che il fatto di aver rimandato di un anno la proroga della entrata in vigore della legge sulla prescrizione l'ho deciso io, dice quel genio di buona fede, mentre fino a ieri pensavamo che averlo deciso fosse stato Massimo Fini, fosse stato il leghista Salvini, che non voleva farla introdurre subito, perché se così fosse una rivendicazione della vittoria su tutto il fronte della componente grillina all'interno del governo. Fraccaro oggi su Repubblica, quindi Fraccaro e Bonafede, i due giornali principali se li fanno tutti e due, dice: nessuna delusione, la prescrizione è una nostra vittoria. Insomma, oggi Casaleggio e Associati ha detto a due suoi ministri, quello della giustizia e quello dei rapporti col Parlamento, di far capire che la prescrizione, anche se rimandata, è una loro vittoria ed è un loro cavallo di battaglia. Bene, e l'altra cosa che dice, a differenza di quello che ha detto ieri, sempre sul Corriere della Sera, un altro ministro di questo governo, cioè la Bongiorno, cosa dice oggi Bonafede? Che non ci sarà nessun legame tra l'introduzione della prescrizione e l'introduzione del nuovo processo penale. Tutte minchiate. L'unica cosa sana che dice, mi sembra, Bonafede è, gli chiede il giornalista, ma se cade il governo non passa? E lui dice, questo vale per tutte quante le leggi. Non so se in quel caso la domanda era più stupida della risposta o sono io che sono il più stupido di tutti quanti a pensare che sia banale il fatto di dire che se un governo cade è chiaro che le leggi non ci sono. Ma c'è anche da dire che è difficile che un governo faccia delle leggi che avranno effetto fra un anno, fra 2 anni, fra 3 anni. L'hanno fatto tutti i governi, sia chiaro, non solo questo. Fantastica l'idea di Bonafede, che dice: secondo lui, se passasse la prescrizione dopo il primo grado, tutti quanti i processi si finiranno in 2-3 anni. Vabbè, Rocco Casalino, qualcuno me lo chiede, oggi fa un'intervista per smentire la questione dei down e dei vecchi che a lui farebbero ribrezzo, perché su quella roba là lui dice: ero in una situazione in cui stavo recitando ed era una scuola d'arte. Un'intervista, mi sembra, su Corriere della Sera, in cui lui quindi smentisce quelle frasi perché dicono soltanto: grande Mario, un saluto dalla Thailandia, voglio venire in Thailandia a farmi un bel po' di mare. Questioni economiche, Tria oggi dice: sarebbe suicidio seguire le ricette dell'Eurogruppo, e su questo ha ragione, perché l'Eurogruppo vorrebbe oggi una politica di austerity quando si capisce che in Europa l'economia sta rallentando. Terzo tema della giornata. Ma c'è anche un elemento, caro ministro Tria: siamo d'accordo che le politiche di austerity oggi sono sbagliate, ma è giusto dare 9 miliardi col reddito di cittadinanza quando non riusciamo neanche a controllare uno dei lavori con il REI, non riusciamo neanche a far funzionare i nostri centri di impiego? Lo sa anche Babbo Natale che quella è una
un'assistenza che non servirà assolutamente a nulla. Questo è un paese che ha bisogno di imprese, non di redditi di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza lo troveremo fra 10 anni senza soldi, con i debiti che non abbiamo, che abbiamo contratto. E i fondi pensione, cioè quei fondi che servono a darci a noi pensioni private, e quindi noi mettiamo soldi e alla fine a 65 anni ci daranno il quanto hanno reso questi fondi pensione, nei primi 9 mesi dell'anno, oggi sul Sole 24 Ore, hanno perso lo 0,1%, grazie all'andamento pessimo dei titoli di Stato italiani. Questo è un dato che lo trovate sul Sole 24 Ore, sarebbero quei fondi speculativi, cattivoni, eccetera. Questi fondi pensione alla fine sono l'unica vera sostanza delle nostre pensioni e stanno perdendo quattrini. TIM, una delle più grandi società italiane, così era un tempo, è ridotta a lumicino, litigano i suoi azionisti, il fondo Elliott e i francesi di Vivendi, perdono soldi, svalutano i cosiddetti avviamenti. Oggi c'è su Sole 24 Ore una paginetta che ha la soluzione, e cioè quella di dire: da una parte la rete di TIM gliela togliamo, è come togliere uno scheletro a un essere umano, e la diamo allo Stato, che farà una specie di terna delle telecomunicazioni. E la seconda, dice questa paginetta, recuperate il Sole 24 Ore, e poi uniamo quel che resta della Telecom Italia con una società di contenuti. Ultima notazione riguarda Blangiardo. Io l'ho conosciuto in un incontro fatto recentemente a Roma. Blangiardo è un professore di demografia, mi sembra che insegna al Politecnico. Non odio Travaglio, trovo veramente assurdo quello che lui sta dicendo. Blangiardo è un questo è un tecnico, è un professore al Politecnico di Milano, insegna demografia, si è permesso in un'intervista al Libero pochi mesi fa di dire che in realtà l'apporto degli extracomunitari al nostro sistema di welfare non sarebbe enorme. Beh, gli è bastato questo per far sì che oggi Fubini, il commissario Fubini, che tanto ama Monti, Fornero e questa gente qua, bene, il commissario Fubini, oggi il commissario europeo Fubini, diciamo è la terza camera dell'Europa, è Fubini, il Corriere della Sera, ci spiega che Blangiardo non dà segni di indipendenza nel fare il presidente dell'INPS, perché è e sarebbe candidato alla presidenza dell'INPS da parte della giunta, del governo giallo-verde, in particolare in quota Lega. Allora, capite un po' bene, Fubini oggi su Corriere della Sera cerca di bruciare la candidatura del presidente dell'INPS, che è un professore di demografia del Politecnico di Milano, solo perché ha fatto un'intervista sul Libero, e solo perché non la pensa come la pensa Fubini e quelli politicamente corretti come lui. Perché i presidenti dell'INPS precedenti, con le teste del PC, amici del Partito Comunista, amici del giornale Corriere della Sera, amici di Repubblica, oppure il presidente dell'INPS Boeri, che io per primo dico va benissimo, ma che ha una connotazione politica perfetta, bene, tutti questi vanno bene. Ma se mettono Blangiardo, presidente, scusatemi, non dell'INPS ma dell'Istat, per Fubini non va bene. Questo è il motivo per il quale alla fine questi fanno talmente tanti casini. Ma posso dirvi la verità, quando vedo la critica che fanno, non esistono i giornaloni, sono tutti giornalini ormai, vendono 100.000 copie, non stiamo parlando, cioè la nostra zuppa vale più di loro, ma quando sento che questi suadison autorevoli se la prendono con professore del Politecnico perché fa un'intervista sul Libero, beh, allora mi viene veramente il sangue al cervello. Parteciperesti come relatore a un convegno? Vediamole, mandatemi lettere e mail private, non è che posso rispondere ora, scusami, in diretta se partecipo a un convegno. Non lo so, dipende. Vogliono rompere come il caso Foa e Rai, dice qualcun altro. Io direi che invece noi ci sentiamo più tardi, perché un commento sulla questione Raggi andrà fatto scusatemi, sul sito nicolaporro.it per tutti. Allora, la prescrizione non allunga i processi, ma è di far cadere la gente come quella che ami tu. Bah, io non ho capito. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo per capire che cosa è successo. Nel frattempo c'è una manifestazione a Torino che mi sembra abbia visto molta gente a favore della TAV. A Roma vedremo qual è la sentenza sulla Raggi nelle prossime ore. E infine, ricordate, domani il referendum a Roma, referendum sulla messa a gara dei trasporti pubblici, che mi sembra un'idea geniale che i radicali ogni tanto tirano fuori dal cappello. Ciao!